Perfetto, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, allora, prima di tutto buonasera sia a te che ci siamo salutati prima e a chi guarda e guarderà il video successivamente. Per me è un grandissimo piacere avere te come maestro che rappresenti, diciamo, una parte dello show review in Italia e poi volevo dare un po' l'opportunità a tutti coloro che cercano di addentrarsi, no, nel karate di Okinawa, però magari non sanno chi seguire, non hanno fonti, hanno fatto magari altri stili giapponesi e cercano un po' di capire quello che è il karate. Quindi secondo me è una cosa molto molto importante, diciamo, fare questi tipi di video, no, di conferenze, per cercare di coinvolgere quante più persone possibile. Cosa ne pensi tu di questa... Beh, innanzitutto buonasera, e ci tenevo a ringraziare a Carlo appunto di avermi invitato virtualmente a casa sua, nella sua scuola. E, sì, sono pienamente d'accordo, chiaramente la condivisione delle informazioni è una di quelle cose su cui ci tengo a battere spesso e volentieri, sia per quanto riguarda le conoscenze tecniche sia quelle teoriche. Quindi possiamo anche parlare appunto di seminari, ma anche di videoconferenze o, quando i tempi saranno più, diciamo, tranquilli, di conferenze effettuate personalmente. Sicuramente hai toccato un tema molto molto importante, ovvero ci sono persone che cercano informazioni, ma purtroppo non possono o non hanno accesso alle informazioni, o anche semplicemente non sanno dove trovarle. Quindi condivido pieno la tua idea di fare questi video e, perché no, di condividere pian piano qualche informazione stile per stile o sul karate in generale. Sì, ma infatti io partirei proprio da, vabbè, tralasciando il discorso che speriamo che questo virus scompaia il prima possibile per poterci vedere e tornare almeno per quello che possiamo a praticare in palestra, nel dojo. Assolutamente sì. Speriamo il prima possibile. Poi io partirei con una, diciamo, con un input, un argomento che riguarda tantissimi praticanti e maestri di karate, ossia chiaramente non per parlare male dello stile, però per cercare di capire e approfondire, ossia del grandissimo mito che lo stile Shotokan non è il karate e assolutamente non è il karate antico tradizionale, ma le sue radici appunto derivano da altri stili, da un altro stile, e secondo me è importante cercare di fare capire, di accentuare questa distinzione, no, tra quello che era l'antico, che è antico, e quello che invece è moderno, e molte persone invece continuano a chiamare tradizionale. Cioè, a me capita spesso di sentire parlare maestri, ma carissimi amici, che io voglio un mondo di bene, che però dicono: io faccio lo Shotokan quello antico. E chiaramente per me è un po' strano, no, se dire faccio lo Shotokan antico oppure lo Shotokan tradizionale, no? E quindi allora c'è un po' questa confusione, perché magari io, tu o chiunque ha viaggiato un po', ma anche a Okinawa, anche in altri posti in Giappone, sa che c'è una differenza, no, tra magari quello che è antico e quello che è moderno. Chi invece purtroppo non si è mai mosso oppure ha avuto sempre gli stessi maestri che hanno praticato magari Shotokan non sa che ci sono degli stili un po' più antichi alla base. Assolutamente d'accordo anche su questo. Faccio una breve parentesi. Hai ragione, esiste una grande distinzione tra quello che è il karate Shotokan, ma anche in generale il karate giapponese, e quello che è il karate di Okinawa. Faccio una precisazione: il termine antico accostato al karate non è corretto, nel senso che comunque è un'invenzione di cui conosco diverse persone che ne rivendicano la paternità, però voglio dire, è una cosa inventata di recente. Forse anche per distinguersi dalle altre scuole, dare un pochettino più di appeal, ma non è un termine corretto, e anche te che sei stato comunque diverse volte a Okinawa sai benissimo che loro lì utilizzano un altro termine, che è Okinawa Dento Karatedo. Spero non aver sbagliato la pronuncia, non parlo benissimo il giapponese chiaramente. Che cosa vuol dire Okinawa Dento Karatedo? Semplicemente la via del karate, o karate tradizionale di Okinawa, che è la dicitura corretta e ufficiale. Hai toccato ovviamente il tasto differenza tra karate Shotokan e karate di Okinawa, però io preferirei invece, appunto per evitare di accanirci contro solo una scuola o uno stile, fare una panoramica un pochettino diversa, ovvero la differenza tra quello che è stato poi il karate in Giappone, non tutto, per carità, io parlerò in maniera generica, e quello che è il karate a Okinawa, quello che è stato e quello che è
ancora tutto. Perfetto. Innanzitutto c'è da dire una cosa, è verissimo che spesso e volentieri in Italia, un po' anche perché è stato il primo, comunque lo stile si è diffuso di più, c'è la tendenza a identificare il karate o il karatedo con lo Shotokan e viceversa. Spesso e volentieri, infatti, hai fatto bene a farlo, a dirlo, vari praticanti non sanno neanche che esistono altri stili di karate, sia giapponese che okinawense. Quindi addirittura andare a parlare della differenza tra karate giapponese e karate okinawense diventa ancora una cosa su un altro piano, su un altro livello. Allora, cerchiamo di fare chiarezza. Il karate nasce e si sviluppa a Okinawa, nel regno delle Ryukyu e successivamente nella prefettura di Okinawa. Quando arriva in Giappone, arriva tramite dei maestri chiaramente okinawensi che vanno lì per insegnare, perché c'è tutta una serie di cose, ovviamente dietro c'è la spinta politica da parte di Jigoro Kano, c'è il bisogno di emigrare per lavoro, mi viene in mente ad esempio il maestro Motoko Shoki non è andato in Giappone con l'idea insegnerò il karate, è andato lì per lavoro, anche il maestro Uechi, si trovano lì, poi pian piano iniziano a insegnare. Diverso è Funakoshi, che invece va con l'idea di insegnare, perché è invitato da Jigoro Kano. Poi la sua idea non era di stare lì, ma di rientrare a Okinawa, e non ha potuto farlo, perché gli eventi hanno preso una piega diversa. Però questa era la sua idea. Cosa succede? Il karate in Giappone si sviluppa in una maniera totalmente differente, e questo sì, effettivamente, forse è più evidente magari nello Shotokan che negli altri stili. Qual è la cosa che assimila dal Giappone il karate? Assimila tutto ciò che fa parte del budo giapponese, ovvero movenze, modi di fare, modi di parlare, modi di muoversi, che sono tipici di altre arti marziali, o meglio, di quello che queste arti marziali sono diventate dopo la restaurazione Meiji, un periodo storico molto importante per l'impero giapponese. C'è la transizione famosissima da jutsu a do, ecco che da quindi dal jujutsu otteniamo il judo, ma anche l'aikido, per fare degli esempi. Dal jujutsu poi si svilupperà anche il brasiliano jujutsu, vabbè, ma queste sono altre cose molto più recenti. È un'altra storia. Esatto, sì, è anche geograficamente differente come area. Dal kenjutsu, l'arte della spada, si svilupperanno diverse arti, tra cui appunto anche il kendo, famosissimo, ma che non ha più niente a che fare ovviamente con una disciplina completa relativa al combattimento sul campo di battaglia. Il tiro con l'arco è stato trasformato ovviamente in tiro con l'arco zen, quindi anche in quel caso l'arco, che era la prima arma del samurai, cambia totalmente il suo scopo. Ecco, tutte queste cose vengono pian piano assimilate, specialmente nelle università, dove queste poi nuove discipline vengono a svilupparsi, e chiaramente entrano immediatamente a contatto con il karate okinawense importato in Giappone. Ora, il karate giapponese chiaramente è quello che ha subito meno rispetto alle altre arti marziali la transizione tra jutsu e do, nel senso che è una cosa successiva, è arrivato dopo, quando questa era già fatta, e ha mantenuto inalterati comunque anche dei particolari del karate tradizionale di Okinawa, perdendo comunque molte cose. Ecco che le posizioni si abbassano, si allargano, la respirazione cambia, viene introdotto il concetto di sparring, di kumite, non che Okinawa magari non si facesse, però esiste un'altra cosa che... Sì, c'era il kakedameshi, ma il kakedameshi, a differenza di quanto si legge molto in giro, non era un combattimento privo di regole, comunque era un minimo regolamentato. Parallelamente si sviluppa sia in Giappone che Okinawa il Bogu Kumite, ovvero il combattimento, lo sparring a pieno contatto, però quindi non point, ok? E non con lo scopo sportivo soprattutto, ma didattico, a pieno contatto, ma con le protezioni, non solo guantoni, ma maschere, protezioni per il petto, il tronco e tutto il resto del corpo. Questo è molto importante. Quali sono quindi le differenze? È chiaro che, come abbiamo già detto, il karate giapponese si sviluppa poi in questa maniera qua. Il karate di Okinawa invece mantiene intatte determinate caratteristiche, viene influenzato poco o nulla da questa cosa, forse anche perché geograficamente Okinawa è proprio a metà strada tra Taiwan e la prefettura di Kagoshima, la più a sud del Giappone, che potremmo definire continentale, loro dicono Hondo o Mainland Japan, ovvero le quattro isole principali.
Quindi anche la distanza geografica, ma anche culturale della prefettura poi di Okinawa, ex regno delle Ryukyu, fa sì che magari certe cose rimangano inalterate rispetto a quello che succede in Giappone. Ma intanto ecco, scusami se ti interrompo, che poi mo ci vuole in queste conferenze, video dirette, capita. Quello che io ho notato subito è proprio la differenza, al di là del karate e del kobudo, proprio nei comportamenti, cioè l'atmosfera che si crea nel dojo è proprio totalmente differente tra il Giappone e Okinawa. Per dire, per esempio, un piccolo particolare che magari per chi non è andato non è rilevante, però per me è rilevante. C'è anche quel codice di non essere troppo duri, di non urlare mattina, sera e pomeriggio, di essere più sciolti, pagati, fa proprio una differenza sostanziale. Forse io personalmente l'ho colta di più perché gli ultimi allenamenti ad Osaka sono stati tipo il sabato, domenica, e il lunedì subito, quando poi siamo ritornati ad Okinawa, abbiamo fatto allenamento, non mi ricordo se era dal maestro Kamine o da qualche altro maestro, comunque c'era un'atmosfera totalmente differente, cioè non di non essere autorevoli, di non essere maestri, però c'era quel discorso: tu sei venuto per fare allenamento, fai allenamento bello, in tranquillità con gli altri, non a urlare come pazzi, che invece è quello che succede in Giappone. Questo fa anche parte appunto di cosa? Pensa al kendo. Il kendo urla tantissimo, lo stesso kiai che troviamo nel karate giapponese, per quanto magari in alcune scuole a Okinawa si faccia anche, non è così esagerato come quello che troviamo nel karate giapponese. Ma da chi deriva questo kiai, questo urlo enorme, che non dovrebbe essere un urlo di gola ma fatto il diaframma? Deriva dal kendo. Abbiamo mai visto un combattimento di kendo? Io ho visto degli allenamenti di kendo al Budokan di Naha, quindi Okinawa, sembrava ovviamente di essere entrati dentro un macello, si sentivano delle urla pazzesche di disumane. Ma perché c'è proprio questo concetto? Chiaramente il karate giapponese ha assimilato anche questo, come determinate posture, come la guardia, il concetto che il kumite inizi non a contatto, come in un concetto di difesa personale, ma a distanza di 3 metri, come in un duello. Ma qui possiamo fare ancora, se vogliamo ridere un attimino e perdere un attimo il filologico, possiamo andare a fare anche dei ragionamenti un pochettino più fuori dal discorso principale. Tutto questo nasce anche semplicemente dalla differenza culturale che c'era tra il Giappone, Okinawa, ma anche l'Occidente. In Occidente noi sappiamo come funzionavano le battaglie, chi studia la storia bene o male, o chi ha un minimo di passione, io non un minimo di passione per la storia ce l'ho effettivamente anche nostrana, e sai bene come funzionavano le battaglie, specialmente nell'antichità erano delle mischie paurose. Pian piano poi succedono delle variazioni, dei cambiamenti, ma non c'era, se non raramente, il duello tra due nobili di fazioni opposte all'interno di un contesto di una battaglia. Quello che invece poi è il duello sul campo di battaglia tra due samurai. Ecco, questo forse è uno di quei concetti che poi è stato trasferito al kendo e che è giunto poi da quello a diverse altre arti marziali, tra cui il karate giapponese. Sì. Ma a prescindere da tutto questo, a livello tecnico, quali sono le differenze? Perché è giusto anche parlare di quelle che sono le più importanti differenze. Beh, ce ne sono alcune evidenti e alcune meno evidenti. Tra quelle più evidenti possiamo vedere le posizioni, che appunto sono nate nuove posizioni, sono state chiamate diversamente, il baricentro è distribuito diversamente, si sono allargate, si sono abbassate, ma anche semplicemente, per quanto riguarda lo stile Shotokan, ad esempio, sono cambiati i caricamenti. I caricamenti sono diventati molto, molto, molto ampi. Fare un esempio, quello che nello Shorin Ryu si chiama Soto-uke, e che nello Shotokan invece si chiama Uchi-uke. Nello Shorin si carica davanti al corpo, quindi andando a proteggere la linea centrale, mentre nello Shotokan, sebbene questo concetto di protezione della linea centrale possa essere mantenuto intatto, abbiamo un caricamento molto più ampio che chiaramente non è adatto a un concetto di difesa personale a corta distanza, ma trova molta più applicabilità magari a una distanza più ampia. Ecco,
Altre cose fondamentali e magari non troppo evidenti è il fatto che il karate giapponese si focalizza tanto sulla tecnica, l'importanza della tecnica. La tecnica non parlo in senso generale, parlo proprio della singola tecnica, l'importanza di aver appreso quell'applicazione per chi fa le applicazioni o comunque quel procedimento tecnico all'interno del kion o del kata. Certo. A Okinawa la tecnica non è il fine unico, perlomeno per lo Shorin-ryu. È il principio che si nasconde dietro la tecnica. Ecco che quindi la tecnica è un mezzo, è semplicemente un mezzo, ad esempio la tecnica di un kata, per apprendere e assimilare tramite la ripetizione, che in qualsiasi arte e in qualsiasi procedimento umano è la chiave dell'apprendimento, per assimilare il principio applicativo che si sta dietro. Ecco che quindi il principio applicativo diventa veramente importante. Tu, una volta che hai appreso il principio, hai il motore per far funzionare poi tutte le tecniche che vuoi. Le applicazioni, ad esempio, sono una di quelle cose che sono andate un po' perse in alcuni stili di karate giapponese. O al massimo si arriva al bunkai, ovvero un'applicazione molto didattica, molto basilare, ma le applicazioni in realtà, parlo sempre dello Shorin, poi probabilmente qualcuno in altri stili potrà smentirmi, ma nello Shorin ci sono applicazioni didattiche, adatte a comprendere bene il movimento o il principio di un passaggio di un kata. Ma poi ci sono le applicazioni che servono invece a studiare il principio applicativo, il principio di combattimento, la strategia, mettere in atto tutta una serie di meccanismi per il quale poi l'arte marziale funziona e diventa funzionale nel momento in cui ne hai bisogno, ovvero non nello sparring, ma nel momento in cui ci si trova a essere aggrediti. Lì non hai tempo di dire se mi attacca così io devo fare cos'ha. Non esiste questa cosa ed è sbagliata in qualsiasi arte marziale. Chiunque abbia combattuto un minimo sa benissimo che non hai tempo di pensare, devi reagire istintivamente, ma come lo condizioni l'istinto? Tramite l'apprendimento dei principi applicativi. Ecco che quindi, se tu hai fatto tesoro dei principi applicativi, riesci poi ad applicare diverse tecniche, diverse strategie al momento classico, al momento dell'aggressione. Ma ci sono anche degli... Scusami se ti interrompo, altrimenti poi mi dimentico. Per quanto riguarda quello che dicevi proprio pure sulle posizioni, sì, io ho notato proprio una grande differenza tra la scioltezza di fare determinate posizioni e quelle che poi sono state introdotte, diciamo, recentemente e che vediamo soprattutto in Italia. Io parlo chiaramente di Napoli, però più o meno, quando ho capito la situazione in Italia, più o meno è simile, uguale. E determinate, per esempio, foto, ecco, io ora avevo a portata di mano queste, del maestro, sì, Motobu, no? Determinate, sì, foto, qua sono nel kata, come qua sono chiaramente nella spiegazione del bunkai, e alla fine, sì, noi vediamo praticamente la stessa posizione. Cioè, esatto, questo che voglio dire, che quella, magari chiamiamola Gibadashi, che si vede frequentemente nello Shotokan, no? Dal punto di vista soprattutto sportivo, è talmente bassa che quasi si tocca a terra, mentre invece queste posizioni non sono così, sono molto alte, o addirittura la cosa che per me è più bella fu, se non mi sbaglio, la prima volta che sono stato a Okinawa 6-7 anni fa. E io chiesi al maestro, disse, vorrei capire bene che posizione è, cioè il nome della posizione. E il maestro rideva e continuava a ridere. E io più volte cercavo di capire, dicevo, ma che posizione è? Diceva, la posizione, lasciala stare, guarda solo qua, guarda come muovo qua, non pensare alla posizione. Guarda qua, e ora in questo caso sto parlando dell'utilizzo del bo, però alla fine il principio è uguale. Cioè lì vedeva più volte, diceva, lascia stare la posizione, Kibadashi, Kokutsudashi, Shikodashi, alla fine tutte quante servono per creare questo movimento. Almeno questo è un determinato maestro, però io più o meno ho visto che tutti, diciamo, non si concentrano al massimo su questa questione delle posizioni. Tranne l'unico caso in cui mi è capitato, e ripeto, e alzo le mani, grandissimo maestro, perché su questo non è che voglio mettere, però mi è capitato con il maestro Sakumoto. Cioè, abbiamo fatto un grandissimo allenamento, 5 ore a correre, a saltare, a fare, però secondo me... Sì, però secondo me è una pecca un maestro del genere, perché comunque è un grande maestro, organizzare un seminario di un certo livello
e fare numero uno quasi tutti i kata che non sono della tua area, cioè quasi tutti i kata Goju-ryu, io capisco, ripeto, alzo le mani per preparare i campioni mondiali, eccetera, eccetera. Però comunque voglio dire, io tu stai a Okinawa, porti questo stile, fai kata che magari, che ne so, fai Pachu, fai Hanan, fai Paiku, che magari gli altri non fanno, no? Allora cerca di proporre pure questo. E vabbè, tralasciamo la parentesi. Però ho visto una concezione così giapponese, ma al di là dell'urlo, ma proprio nelle posizioni, che non finiva mai. Cioè, credimi, noi non siamo i più forti dal punto di vista fisico, però una certa preparazione, almeno per la shikodachi, la facciamo. Cioè, a un certo punto ho detto, messo, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Cioè, non ce le ho più le gambe. Perché? Perché siamo stati talmente tanto tempo focalizzati sulle posizioni, però io ripeto, lo so che la sua preparazione è per le gare, è per i campionati. E purtroppo, però, per me è stato un attimo un po' una botta così, perché comunque vengo da un giorno, dai maestro Egaon, poi faccio Sakumode, il giorno dopo Chinen, e dico, ma sono tornato in Giappone, sono tornato un'altra volta, che è successo? Il maestro Sakumoto effettivamente diciamo che segue una linea sportiva, peccato perché il suo è uno stile tradizionale di Nate molto interessante anche, anche proprio per in virtù del fatto che non è molto diffuso, però non so, scelta personale, io adesso non lo conosco personalmente, però so anche che a livello istituzionale si è parlato appunto del fatto che lui ha una visione diversa, mentre la prefettura e molti dei maestri della prefettura puntano sull'aspetto tradizionale, lui vuole puntare su quello sportivo e si avvicina di conseguenza al karate giapponese, ma non solo al karate giapponese, più che al karate giapponese si avvicina al karate sportivo, tant'è che molti non lo sanno, ma esistono tantissimi atleti, perché in questo caso bisogna parlare di atleti, appartenenti alla federazione italiana, e io parlo proprio della federazione, non delle pseudo federazioni, che vanno continuamente a Okinawa, cercando di rubare questo o quel kata, specialmente dagli allenamenti del maestro Sakumoto, proprio per portarli qui in gara. E lui su questo organizza tantissimo il suo lavoro. Ripeto, sono scelte personali questo. Fortunatamente è una piccolissima parte, è una piccolissima parentesi all'interno del panorama okinawense. Ad ogni modo, tornando alla tua parentesi iniziale, a quella sulle posizioni, è vero, sì, hai detto di nuovo una cosa correttissima, ovvero non è che non sia proprio importante la posizione, anzi, tutt'altro, poi dopo ne ritorneremo. E il concetto però, e penso che si sposi benissimo con quello che ti stava dicendo quel maestro lì, e il concetto è la posizione, la tecnica. In Giappone ogni minima variazione viene analizzata e viene etichettata con un nome preciso. Okinawa no, tu dici Tsuki, e dici Tsuki, non c'è Yakutsuki, Kizami Tsuki, Jodan, Chuda, no, dicono Tsuki, addirittura a volte abbreviano per dirti calcio e pugno, usano Kette, le prime volte che vai dici cos'è Kette? E Kette è Keri più Te, mano, di conseguenza calcio, pugno e Kette, ok, ma non ti stanno a dire quale calcio e quale pugno. È vero. Lo stesso Zenku Tsudachi, tante volte troviamo diverse definizioni, anche da parte magari di chi come me fa un minimo di ricerca, troviamo Naname Zenku Tsudachi, Mae Zenku Tsudachi, Koku Tsudachi di Okinawa, ovvero lo Zenku Tsudachi in cui ti trovi però rivolto dalla parte opposta. Parli poi con un maestro anziano della vecchia guardia, come Shiro Sensei, ad esempio, il mio maestro, e ti dice no, Zenku Tsudachi e basta, non ci sono tutte queste distinzioni, è Zenku Tsudachi. È inutile che lo chiami in maniera diversa solo perché una volta guardi dritto, una volta guardi di lato, una volta il piede è diagonale, una volta è dritto. Infatti, scusami, proprio su questo discorso io penso pure un'altra cosa, e ti ripeto, ogni volta che magari per esempio mi confronto con maestri come te, con maestri okinawensi, sono sempre più convinto che non tutti possono fare questo tipo di karate. Ti spiego semplicemente perché.
almeno questo è uno dei perché. Io penso che molti maestri che vengono da quelle scuole, diciamo, molto molto giapponesi, soprattutto che praticano un certo karate sportivo, hanno quell'ottica, vivono in quell'ottica di posizione, posizione, guardia, combattimento, kata, cioè tutto questo, diciamo, essere precisi, essere pignoli. E secondo me, uno che a un certo punto cambia radicalmente questo, no? Per tornare al discorso okinawense, o apre gli occhi come magari ho fatto io e vede e dice: ah, però c'è un mondo diverso, c'è una libertà diversa, è un concetto diverso. Però secondo me c'è tutta l'altra faccia della medaglia che invece possono guardare e dire: no, sembra una ronzare, la posizione non si capisce, questo è così, questo è così. Però perché? Perché vengono da quel preconcetto di Jodan, posizione, posizione. Cioè, non so se mi sono spiegato, però sì, io penso che quel tipo di persone non possono proprio entrare in questo mondo, ma per quanto riguarda il Kobudo, ma anche per quanto riguarda il karate. Cioè, per esempio, io, se il maestro Agamine durante l'attacco di Bo, io lo guardo e mi è capitato più volte, ma io non capisco bene, no problem, io rido, sorrido, perché sono contento di questa dinamica, ma magari un altro maestro dice: no, io non sto capendo niente, quello prima è così e poi è così, mentre invece è proprio un concetto che è differente. Non so se mi sono spiegato. Sì, stai toccando dei tasti molto particolari e anche molto avanzati, nel senso che faccio solo una precisazione, no? Questo non vuol dire che il karate di Okinawa o lo Shorinryu o il Kobudo siano approssimazione, assolutamente no. Anzi, quando poi ti addentri in uno stile, scopri che in realtà il livello di precisione richiesta, e ne parlerò poi dopo, è maniacale in determinati aspetti, ma c'è un perché. E la differenza è quella, c'è un perché e lo capisci quel perché. Non è un perché è così o perché così sei più bello esteticamente. Certo. Hai detto una cosa bella, il karate di Okinawa molti non possono, magari non potrebbero farlo, verissimo, ma questa è selezione naturale, se vogliamo, ma non per essere cattivi, non perché noi siamo più bravi di altri, semplicemente per un semplice fatto: innanzitutto ognuno fa quello che più gli piace. Se non fai male a nessuno, io sono dell'idea, se non fai male a nessuno, e intendo anche esseri viventi di qualsiasi tipo, quindi anche gli animali, puoi fare cosa vuoi, basta non urtare la libertà altrui. Ma il karate tradizionale di Okinawa, alcuni, secondo me, non riescono a farlo. Preferiscono fare altro, dove invece gli viene detto in maniera più precisa cosa fare, ma non più precisa nel senso l'analisi della tecnica, ma quanto proprio devi fare così e millimetricamente così. È standardizzata la cosa, ok? Certo. Non ti lascia un'adattabilità al tuo stesso fisico. Io ho visto dei video, non cito i nomi, non voglio fare nomi perché poi ti attiri addosso delle inimicizie, ma di famosi maestri giapponesi Shotokan, alti 1,60 m, che attaccavano con Tsuki Jodan in posizione bassa, Zenku Tsudachi, un atleta o un karateka, adesso non mi ricordo se facesse karate tradizionale sportivo, alto 1,90 m, che doveva parare in Zenku Tsudachi, Jodan Uke, anche Uke per intendersi. Come fai? Come fai? È chiaro, e questo faceva uno sforzo assurdo, ma non è questo, non è quello il concetto. Tornando al discorso invece delle posizioni, ecco, in realtà appunto c'è anche la possibilità di adattare un pochettino la tecnica e la posizione, esattamente come si dovrebbe fare in un'arte marziale tradizionale, per renderla funzionale al proprio corpo, perlomeno nello Shorinryu è così. Però allo stesso tempo lo studio della posizione procede in maniera graduale con l'aumento del livello del praticante. Mi spiego. Le prime volte che inizi a praticare, la posizione è abbastanza semplice, ti vengono dati dei riferimenti e tu la fai in base a quei riferimenti, pian piano la impari. Pian piano però che cresce il tuo livello, questa posizione tende a variare, a diventare più sofisticata, a diventare un qualcosa di diverso, un qualcosa che non sarebbe presentabile a un principiante, perché non riuscirebbe a farla, non riuscirebbe a comprenderla. Ecco che quindi l'attenzione sulla posizione
ma non sulla parte estetica, ma sulla parte interna, ovvero su quello che senti anche tu facendo la posizione, cresce con il crescere del livello tecnico del praticante, che non corrisponde alla cintura spesso e volentieri, nel senso che comunque a parità di cintura tante volte ci sono persone molto più avanzate di altre, ma quello è anche il livello di apprendimento, la natura, non siamo fatti tutti nella stessa maniera. Certo, cambia. Tornando un attimino, così concludo un attimo il discorso, dei punti di differenza tra karate giapponese e karate tradizionale di Okinawa, o Shoryu nella fattispecie, volevo parlare anche appunto dei punti meno evidenti. Abbiamo parlato di quelli più evidenti, parliamo di quelli meno evidenti, ma forse molto più importanti. Come ho detto, i principi applicativi. Ma i principi applicativi come si imparano? Esempio, il Mucimi, mani appiccicose. La protezione della linea centrale del corpo, meoto de o mito di a seconda della pronuncia, ovvero l'utilizzo di mani marito e moglie. Che cosa vuol dire? Semplicemente che le mani collaborano nell'eseguire una tecnica di difesa o di difesa e contrattacco, detta grossolanamente spiegata proprio per chi ne è digiuno. Tutte queste cose non si improvvisano, non basta leggerle sui libri o sentirne parlare. Queste cose vengono allenate ad ogni allenamento, ad ogni seduta d'addestramento dopo il riscaldamento, e fanno parte dello Yugi Undo, ovvero gli esercizi preparatori. Sono tutta una serie di esercizi a coppie, non singolo, non da solo, a coppie, fatti con un compagno d'allenamento e atti a preparare, alcuni a preparare il corpo, perché vanno a potenziare o sciogliere aree specifiche del corpo, altri, come esempio le varie varietà, scusate il gioco di parole, di cacchie di mani che si spingono, o altri esercizi, servono invece a preparare i praticanti ad assimilare tutti questi principi applicativi, che poi ritroveremo dove? Nell'applicazione di combattimento, chiaramente, ma se non le mastichi prima, non è che studiando il Bunkai riesci ad applicarle e a impararle, no, come dicevo prima, la ripetizione, devi farlo tutte le volte, e non da cintura nera in su, da cintura bianca, dal tuo primo giorno d'allenamento fino all'ultimo, va sempre fatto questo, perché altrimenti... Ma poi scusami, una piccola parentesi su questo, sì. È chiaro che ci sono molte differenze tra quello che può essere uno Shoryu, ma anche lo stesso all'interno di varie, diciamo, ramificazioni, certo. No? Dello Shoryu, sì. Del Goju-ryu, questi esercizi che hai elencato tu, bene o male, a Okinawa, che pratica chiaramente quella radice tradizionale, li fanno tutti. Cioè, per esempio, un'altra cosa che io ho sentito su Facebook, diciamo in tanti gruppi, su tante chiacchierate, è per esempio questa cosa: chi fa Goju-ryu fa gli esercizi pesanti, chi fa Shoryu fa gli esercizi veloci. Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Magari ci torniamo dopo su questo punto. Diciamo che è detta malissimo, è vero, sì, molti fanno quella distinzione lì, ma la spiegano alla carlona. Non è proprio così, ma magari ne parliamo poi dopo, perché volevo poi toccare anche quell'argomento. Come no, vai. Andando un attimino avanti, come ho detto già prima, quindi questi principi applicativi sono fondamentali, ma anche il fatto di saper leggere un kata. Cosa vuol dire saper leggere un kata? Non significa imparare a memoria le applicazioni. Perlomeno, per quanto riguarda la nostra scuola, il nostro stile, ti vengono insegnate delle applicazioni, per quanto riguarda alcuni kata, applicazioni con un crescendo di livello, esattamente come voleva il maestro Shibana, il principale allievo di Tosu, ovvero un livello basilare fino ad arrivare all'ultimo livello, che è quello, il terzo livello, che sarebbe poi quello dedicato alla manipolazione articolare, il tui-te in giapponese, o tori-te, se vogliamo usare un termine ancora più giapponese, e i punti di pressione, che non si chiamano, a Okinawa perlomeno, non si chiamano kyushu, si chiamano chibu-nigakire. Sono tutti studi che vengono fatti sulle applicazioni di livello più avanzato. Ora, perlomeno lo ribadisco, parlo di Shoryu chiaramente. Ora, tutte queste cose qua, però, come fai a impararle e ad apprenderle? Chiaro, abbiamo già detto, gli esercizi propedeutici, quelli ti insegnano i principi applicativi, d'accordo? Ma poi come fai a leggere il kata?
se tu studi quelli che sono i bunkai storici, quelli che vengono tramandati di generazione in generazione, hai le basi per estrapolare poi le tue applicazioni, quelle adatte al tuo fisico, alla tua maniera, alla tua visione del karate, dell'arte marziale, nei kata più elevati. Attenzione, questo non vuol dire che se fai un passai o un kusanku non ti viene spiegata nessuna applicazione. Se la chiedi, qualcuno ti fa, un maestro o il tuo maestro, perché poi a volte si va anche in un budojo dove ci sono anche altri maestri, due volte alla settimana, dove ci sono anche altri maestri della stessa scuola che hanno visioni diverse della cosa e quindi ti fanno vedere la loro applicazione. Ma questo non significa che tu poi non possa trovare la tua applicazione. E questa è la chiave, il modo di leggere correttamente poi un kata. Non copiare l'applicazione di un altro. Quello non ha nessun senso logico. Ecco perché a volte vedi persone che magari vengono non con l'intenzione di capire qualcosa sullo stile, vengono ai seminari magari, no? Ma con la sola intenzione di rubare il più possibile. Sì, è vero, è un fenomeno che esiste, è inutile nasconderselo. Sappiate che non funziona, tutto lì, funziona fino a un certo punto, ecco. E per finire poi il discorso, un'altra cosa molto importante è lo studio dell'uso del corpo, ovvero come si genera l'energia. Rotazione delle anche? No, non basta, non è solo quello. No, ci sono diversi livelli, a seconda della scuola ci sono anche diversi modi, ma parliamo di Shoryu, ci sono diversi livelli e diventano anche questi, pari pari come il discorso delle posizioni, ogni volta più sofisticati. In questo entrano in gioco ovviamente i tai sabaki, gli spostamenti, che anch'essi all'inizio sono abbastanza semplici, dopodiché diventano via via più complessi. Ora dirò una bestemmia magari per qualcuno. Nello Shorin si ruota e si sta con il peso sull'avampiede, non sul tallone. Non esistono, se non rarissime eccezioni, passaggi di kata dove si faccia un tai sabaki ruotando sui talloni. Questa è una cosa che non c'è. Si ruota sulle punte, ma perché? Perché ruotare sulla punta fornisce immediato radicamento al suolo, innanzitutto. E tra l'altro attiva tutto un procedimento di catene cinetiche che fa sì che la rotazione stessa, il tai sabaki stesso, ti vada a fornire l'energia per eseguire quella tecnica in maniera corretta. So che è un concetto differente da quello di altre scuole, non vuol dire che sia migliore di altri, assolutamente. È diverso ed è difficile da comprendere se non si prova sul campo, sul tatami. No, ma poi scusami se ti interrompo, c'è anche da, diciamo, spiegare un altro piccolo dettaglio, cioè che non sempre, almeno secondo me, come molte persone sostengono, pensano, non sempre perché, che ti devo dire, quella scuola Shoryu o Goju-ryu, uno ha imparato una determinata tecnica o un determinato bunkai da un maestro, tutti i maestri di quella scuola lo facciano uguale. Cioè, nel senso che può anche essere che il capo dei capi di tutto, magari a ognuno, anche per le caratteristiche fisiche, per la costanza, determinate cose, le ha insegnate in modo differente. Io, per esempio, mi sono trovato, prima di partire nel 2018, che mio padre, e ripeto, questa è una cosa che ora dirò, è che chiaramente per chi pratica un certo tipo di karate, soprattutto sportivo, è una bestemmia, è un qualcosa che non va, non funziona, però capita spesso ed è giusto che sia così, secondo me. Mio padre diceva, no, nel passaggio di Tomari no Shinto questa applicazione noi almeno personalmente l'abbiamo studiata così, punto. Vada ad Osaka, fai maestro Nagatomo, no, così no, facciamolo in questo modo, questo è il modo, io l'ho imparata così, sempre da un maestro, e 10 minuti dopo il maestro Hashimoto, no, il modo corretto, migliore è questo qua. Non è che quei 3 modi sono sbagliati, magari il maestro, in questo caso Hayashi, a mio padre, Nagatomo, Hashimoto, l'ha insegnato in modo differente, per le proprie caratteristiche, per i modi, per il loro livello tecnico. Magari, per esempio, quello che molti maestri italiani non hanno capito, non è che uno va a Okinawa e il maestro, ah ok, allora facciamo il kata del cielo, facciamo il kata antico,
se tutto va bene ti fanno tirare 10.000 pugni, non ce la fai più e dicono no, va bene così, va bene così, ed è pure tanto. In alcuni dojo sì, o comunque ti fanno fare dei kata basilari, o ti chiedono innanzitutto dimostrami un kata del tuo stile, fammi vedere quello che sai fare nel tuo stile, in maniera tale che possa farmi un'idea del tuo livello, e poi in base a quello magari ti organizzano l'allenamento. È chiaro che se vai per la prima volta in un dojo di cui non fai neanche parte, non verrai mai in contatto con gli insegnamenti più profondi, ma è giusto così, non potresti neanche... Così dovrebbe essere. No, ma è chiaro. Anzi, secondo me un'altra cosa che è proprio corretta al massimo è quello di dire, per esempio come è capitato a me più volte, ma per esempio è capitato in qualche scuola con Giulio o qualcun'altra che diciamo ha avuto contatti, è capitato che abbiamo parlato, per esempio, che ti devo dire, del kata Sesan o altri kata, allora il maestro dice, tu lo conosci? Sì. Fai vedere, se tu fai vedere è un conto, ma se tu poi dici no, al momento non lo ricordo, al momento sto stanco, al momento mi fa male il ginocchio, è normale che il maestro dice allora no, sei san, facciamo sanchin. È una cosa normalissima e secondo me così dovrebbe essere. Penso che è una cosa molto importante. Mentre invece un altro, secondo me, argomento molto importante che riguarda un po' più, diciamo, il lato storico è quello che molti maestri fanno riferimento solamente al nome di Matsumura, mentre invece ci sono tantissimi maestri, voglio dire, che hanno caratterizzato, no, la storia dello stile Shorin, come per esempio se uno dice il nome del maestro Yabu, forse ci parla già un po' di più perché vedono qualche nome su internet, su YouTube, eccetera, eccetera. Però secondo me è importante capire che non esisteva solamente Matsumura, come non esisteva solamente Motobu, cioè voglio dire, ci sono stati tantissimi altri maestri. Secondo te, uno dei più caratteristici, particolari, o che almeno ha influenzato molto, chi è stato secondo te? Allora, partiamo dal presupposto che parlare di un maestro, della biografia di ogni maestro, ci vorrebbe una conferenza. Sì, perché sono io stesso nei miei libri, ma anche gli altri autori negli altri libri dedicano capitoli e capitoli alla singola biografia di un maestro, certo, ma è giusto certo. Che sia così. Poi ce ne sono alcuni su cui ci sono poche informazioni, si scrive poco, e altri invece dove si può scrivere di più. Io mi atterrei più che altro, appunto per questioni di sintesi, ai maestri del lignaggio di cui faccio parte. Di conseguenza sì, Matsumura, grande maestro assolutamente, forse uno dei primi nomi che vengono sentiti dai neofiti per quanto riguarda questo argomento. C'era qualcuno prima di lui? Assolutamente sì. C'era qualcuno dopo? Assolutamente sì. Ci sono tantissimi maestri che chiaramente hanno influenzato lo stile Shoryu. È ovvio che se andiamo però ad analizzare quelli che hanno lavorato più di tutti nella diffusione poi dello stile, dobbiamo per forza citare il maestro che già tutti conoscono, il maestro Anki Tosu, di conseguenza poi successivamente il maestro Shibana, ma chiaramente in mezzo troviamo anche i maestri Nashiro Chomo, Kensu Yabu, che sono comunque stati altri importanti allievi di Tosu, ma anche di Matsumura, e che hanno poi chiaramente contribuito alla diffusione, per quanto riguarda ad esempio il maestro Yabu, del karate nelle Hawaii, durante i suoi viaggi in cui andava a trovare il figlio che stava a San Francisco, se non erro, comunque negli Stati Uniti continentali, passava chiaramente dalle Hawaii, dove c'è una fortissima comunità okinawense. E quando soggiornava nelle Hawaii, dove tra l'altro tentò di entrare anche il maestro Motobu, ma venne respinto poi dalle autorità perché aveva la fama di attaccabrighe, che non era totalmente vera, anche ma magari ne parleremo un'altra volta perché è un argomento molto interessante. Il maestro Yabu contribuì parecchio quindi alla diffusione delle arti marziali, in particolare nella fattispecie quindi dello Shorin, nelle Hawaii. Maestro Nashiro ha lasciato poco dietro di sé purtroppo, ma abbiamo comunque dei lignaggi che si possono far risalire al maestro Nashiro Chomo. Alcuni kata tra l'altro sono stati preservati all'interno della Bugeikan e tuttora c'è chi li studia, e sinceramente anche noi, io e ad esempio Emanuele Vignola, che è il mio allievo ma anche il mio collaboratore per quanto riguarda le ricerche,
analizziamo e studiamo, non tanto perché facciano parte del nostro lignaggio, ma per confrontarli con i nostri, con gli altri kata, e vedere anche l'evoluzione dei singoli kata a seconda dei vari maestri. Il maestro Itosu chiaramente è stato quello che ha fatto uscire, per fare la citazione, anche il karate dalle cortine dell'oscurità, è quello che l'ha reso pubblico, ma attenzione, qua ci scontriamo contro, non uno scoglio, contro una montagna enorme che è stata messa lì da gente che sta facendo da detrattore del lavoro del maestro Itosu, e questo è molto triste, anche perché se tutti noi facciamo karate dobbiamo dire grazie a lui, perché a lui e a quelli come lui che hanno lavorato per renderlo pubblico. Spesso e volentieri chi vuole denigrare il maestro Itosu o il karate che deriva dal maestro Itosu diceva che quello è karate scolastico. Assolutamente no. Precisiamo per l'ennesima volta, il maestro Itosu ha lasciato dietro di sé due tipi di karate. Uno è il karate scolastico che veniva insegnato negli istituti scolastici, lo Shian Chugaku, per fare un esempio, l'istituto magistrale potremmo definirlo, e l'altro è il karate vero e proprio, ma questo non lo dice Manuel Giordano, questo lo dice il maestro Cibana. Il maestro Cibana rilascia un'intervista nella quale dice: a scuola insegnava un tipo di karate, nel suo dojo, leggi a casa sua, perché i dojo non esistevano, insegnava il ti, insegnava vecchio karate. Segnava il vecchio modo di fare karate, quello chiaramente classico, che, tradizionale, ecco, ritorniamo sempre a quel termine con cui abbiamo iniziato la conferenza, tradizionale, ovvero che viene tramandato all'interno di una cultura che è quella okinawense. Maestro Itosu però inizia chiaramente con una serie di kata provenienti da diverse fonti, perché nel maestro Itosu troviamo lo Shurite, ma anche il Tomarite, il Naate, fino a un certo punto questo. E questo ce lo confermano di nuovo i kata tramandati dai suoi vari allievi, perché i suoi vari allievi non hanno studiato tutti nello stesso periodo, ma scaglionati nel tempo. E il maestro Shibana cosa fa? A un certo punto, in accordo col maestro Itosu, decide di restaurare lo Shurite, ovvero il vecchio Shorin. Cosa fanno? Semplicemente scartano tutti quei kata che non fanno parte dell'area Shorin. Mantengono i kata di Shurite o di Shorin Ryu. Quali sono? Partiamo dai Neikanchi, che in origine ce n'era uno, il secondo e il terzo, Nidan e Sandan, sono un'invenzione del maestro Itosu. E Pinan, che ha creato il maestro Itosu, quindi comunque li abbiamo tenuti. Ma quali sono gli altri kata importantissimi? Passai e Kusano, ovviamente. Chiaramente il maestro Shibana aggiunge poi anche un kata che è la versione non di Tomari, che potremmo definire la versione di Shuri, anche se non si chiama così, insegna anche il Shinto, ma ad esempio esclude kata come il Goju-sho. Il Goju-sho proviene da Matsumura, sì, ma non è un kata di Shorin Ryu, è un kata aggiunto successivamente, un kata definito Shorei o Naate, ovvero un kata cinese o comunque proveniente dagli insegnamenti cinesi. Sì. È chiaro, anche gli altri kata in realtà provengono dalla Cina, ma in accordo anche con quello che dice Motobu Choki durante un'intervista, mi pare quella degli anni 30, adesso non vorrei dire una data a caso, quindi meglio non citarla, sostiene chiaramente che il kata di Shuri derivava da un'area diversa, da un'area cinese differente rispetto al kata che viene definito Naate. Proveniva semplicemente, secondo quanto dichiarava lui, e poi secondo anche quanto emerge chiaramente dagli studi che si stanno conducendo, proveniva dall'area della Cina del Nord. E proviene soprattutto non tanto da... Non è tanto importante il fatto che sia arrivato da un'area geografica differente, quanto da un'epoca differente. Ecco, questo è fondamentale, perché in Cina, esattamente come a Okinawa e qualsiasi altra parte del mondo, gli stili sono cambiati, si sono evoluti, si sono divisi, si sono mischiati, si sono spostati. C'è stato uno stravolgimento enorme quando la dinastia Qing ha scacciato la dinastia Ming, e l'ha mandata a regnare nella Cina del Sud, dove ha resistito ancora per un breve periodo, per essere poi totalmente spazzata via. Questo ha portato degli stravolgimenti enormi anche in Cina. Ecco che quindi
ci ritroviamo poi un karate con una provenienza diversa, con movenze diverse, con un modo anche di muoversi e di fare e di generare l'energia differente, sì, geograficamente e storicamente. Ecco, tutto questo il maestro Shibana ha deciso di preservarlo, e di qui nasce la fondazione ufficiale dello Shorin Ryu, che in realtà è un termine che troviamo, Shorin è un termine che troviamo già dal Dojo, qualcuno addirittura fa risalire a Matsumura, ma è poi Shibana a ufficializzarlo con l'iscrizione al Dai Nippon Butokukai di Kyoto, ovvero l'Associazione per le Arti Marziali Giapponesi, e con la fondazione successivamente della Okinawa Shorin Ryu Karate do Kyokai, ovvero la federazione dello Shorin Ryu Okinawa. Ma infatti scusami, una piccola parentesi, sì, su quello che dicevi tu prima, l'influsso cinese eccetera eccetera, per coloro che non conoscono bene magari la storia, la radice del karate di Okinawa, è importante secondo me, scusami un attimo solo, dicevo, soprattutto per quanto riguarda l'influsso che hai detto cinese, secondo me è importante delineare per chi non conosce bene magari determinate dinamiche, che in effetti con il karate giapponese, quello che molte persone chiamano karate, in realtà il karate di Okinawa non ha quasi niente a che vedere, cioè nel senso che a volte ci capita magari di vedere dei video di arti marziali cinesi, magari chi vede dice, oh, effettivamente somiglia a quello che si fa ad Okinawa, ed è normale perché c'è un grande influsso, no, tra Okinawa e Cina rispetto a Okinawa e Tokyo, Kyoto, Osaka, eccetera, eccetera. Ti ho interrotto per fare questa piccola parentesi che secondo me è molto importante. È chiaro che essendo il karate okinawense più vicino all'arte marziale cinese, non solo geograficamente ma anche tecnicamente, chiaramente il derivato, poi si è evoluto, specialmente per quanto riguarda lo Shorin, ecco, si è evoluto parecchio in loco, quindi a Okinawa, mentre stili più recenti come il Goju Ryu e il più giovane, l'Uechi Ryu, hanno mantenuto magari delle peculiarità più tipiche delle arti marziali della Cina, in particolare della Cina del Sud, dell'area del Fujian, dove troviamo due città importantissime, fondamentali per lo sviluppo del karate di Okinawa, la famosa Fuzhou, ma anche la meno famosa, ma altrettanto importante, Quanzhou. Sono città molto importanti dove si sono sviluppati degli stili, tra cui il pugilato dei cinque antenati, il Wuzhuquan, piuttosto che la gru bianca, ovvero diversi stili anche qui che si sono mischiati, divisi, evoluti, quindi sono cambiati nel tempo, ma che ci permettono poi di fare dei paragoni. Ad esempio, se noi prendiamo i kata Uechi Ryu e i kata Goju Ryu o del Ryue Ryu, ad esempio, troviamo che quelli del Uechi Ryu somigliano molto di più rispetto agli altri a quelli che troviamo ancora in Cina, anche semplicemente per modo di muovere il corpo. Perché? Perché sono arrivati in tempi più recenti, di conseguenza hanno attinto da una fonte più recente e hanno avuto anche meno tempo per variare. Questo non vuol dire, ad esempio, che l'Uechi Ryu, a differenza di Goju Ryu, Ryue Ryu, Kojo Ryu, Shorin Ryu, non sia variato, assolutamente no, chiaramente è variato anche quello, si è okinawanizzato, passatemi il termine, comunque è diventato molto più simile al karate di Okinawa rispetto che al kung fu cinese, al chun fa, come dovremmo definirlo, però usiamo un termine moderno, kung fu cinese. È chiaro questo, ma è altresì chiaro che se noi andiamo a prendere un karate giapponese che è un derivato di quello okinawense e che a sua volta si è evoluto in maniera differente, nel bene o nel male, insomma, assorbendo altre conoscenze e cambiando nel tempo, ecco che di conseguenza parliamo di un nuovo anello della catena, di conseguenza è molto più dissimile dall'arte marziale cinese rispetto al karate di Okinawa. Ma questo, certo, voglio dire, a prescindere dalle bandiere, meglio il mio e meglio il tuo, questa è logica, cioè è normalissimo. Sì, sono d'accordo perfettamente su questo. Guarda, io la cosa che ci tenevo a dire
Prima di tutto, il fatto che chi guarderà il video, chi sta guardando, non riesce, secondo me, a capire l'importanza e la bellezza nel fare, no? queste conferenze, questi studi, perché nonostante, ad esempio, prendi il caso nostro, noi stiamo lontani, stiamo in un periodo un po' particolare a causa di questo virus maledetto, però attraverso la passione, che in questo caso è quella del karate di Okinawa, abbiamo un legame, no? Una forza tra nord, tra sud, tra centro, tra Giappone, Cina, Italia, eccetera, eccetera, che continua comunque a sopravvivere, nel senso che pensa a questa tradizione del karate che si tramanda, ancora ai giorni nostri quest'arte marziale stupenda, ribadisco stupenda, continua, anche se purtroppo in una minoranza rispetto a quello che è lo sport, ad essere promossa, a vivere, secondo me è una cosa molto molto importante. Infatti pensa che praticamente per queste due chiacchiere che noi stiamo facendo, praticamente è trascorsa un'ora. Cioè, considera, sì, che la maggior parte delle persone stanno a parlare di Maria De Filippi, Barbara D'Urso, eccetera, eccetera. Vorrei dire, noi stiamo affrontando degli argomenti che invece sembrano superficiali o scontati, ma invece sono argomenti molto, molto importanti. Chiaramente io parlo per chi riguarda e cerca di accingere al quest'arte marziale che è il karate. E infatti, trascorso questo tempo, io volevo invece farti un'altra domanda, sì, perché comunque il tempo è per poco. Quali sono stati, secondo te, qualche evento, qualche episodio personale che ti è capitato, che non so, ti ha fatto capire molto la differenza tra il karate okinawense e giapponese, oppure proprio che ha a che vedere con la vita quotidiana, per esempio? Ti parlo di anche nell'andare a vedere dei musei, nel visitare dei parchi o determinate cose. Anche su questo ho visto una grande differenza proprio tra Okinawa e il Giappone. Cioè, il modo proprio di fare è proprio diverso, è totalmente differente. Cioè, quel tipico modo di camminare, come magari si vede anche nei film, no? Del tipico giapponese che cammina con gli occhiali, con la valigetta. Cioè, a Tokyo magari quello lo vedi, forse lo sai un po' di meno perché bevono, eccetera, eccetera, lo vedi di meno, però Okinawa, non ho capito? Anche sono caffoni, eh? Però a Okinawa, per esempio, questo io non l'ho quasi mai visto. Cioè, questo modo così autoritario, così distaccato anche con le persone. È vero che in Giappone in generale sono molto cordiali, però non hanno quel calore che, per esempio, trasmettono a Okinawa. Cioè, a Okinawa mi è capitato più volte, ti faccio un esempio proprio banale. Andammo a Sesoko, se non mi sbaglio, comunque a spiaggia bellissima, e disse, dopo questi allenamenti ci vuole un po' di mare. E praticamente, quando noi ce ne siamo andati, i proprietari del, diciamo, del lido là, cioè loro per mezz'ora che noi stavamo ancora in macchina continuavano a salutare. Cioè, per dire, questo loro modo di essere così affettuosi, così calorosi, secondo me ha influito molto anche sul diffondersi del karate sull'isola, sul modo di praticare, no? Di insegnare. Secondo me è una cosa molto molto importante da, diciamo, da notare. Tu come la vedi? Ma allora, partiamo dal presupposto che ho un minimo di esperienza sul campo, nel senso che comunque sono stato a Okinawa 9 volte e in Giappone poco meno, Giappone continentale chiaramente. E ho trovato in entrambi i posti persone squisite e disposte ad aiutarti quando avevi bisogno di informazioni, di essere accompagnato in qualche... o meglio, no, ecco, quando avevi bisogno di informazioni e che magari si sono addirittura prestate a sacrificare il proprio tempo per accompagnarmi in determinati posti, magari una cartina sapessi leggerla, ecco. Però proprio per il piacere di aiutare e senza accettare neanche un caffè in cambio, ecco, una birra, un qualcosa. Però chiaro, c'è una differenza, e questo è giusto. A Okinawa hanno una mentalità differente, sono un pochettino più caldi, sono un pochettino più aperti rispetto ai giapponesi delle isole principali, ecco. Prima ho detto che a Osaka sono tamarri, è una battuta, ma perché? Perché mentre in Giappone io
tolga Okinawa, appunto, non ho mai sentito suonare un clacson o visto gente attraversare col rosso o passare in macchina col rosso, cose che in Italia vediamo tutti i giorni. A Osaka per un attimo ho detto sono in Italia, qua sono tornato a casa. A Okinawa ultimamente stanno cambiando molto, anche perché c'è una forte componente del turismo cinese, per lo più di Taiwan, che tende comunque a imporsi con la propria, neanche arroganza, però col proprio modo di fare totalmente diverso e che, paragonato anche a noi italiani, è un modo di fare molto cacciarone, molto maleducato, ecco. Sì, no, ma è così, è così. Gli okinawensi sopportano tutto, sopportano anche questo, hanno sopportato di tutto nella loro vita, effettivamente, da quando c'è stata poi la battaglia di Okinawa, scusate, che è stato un evento molto, molto tragico. Io ho letto, visitando uno dei numerosi musei sulla battaglia di Okinawa, ho letto la lettera dell'ammiraglio giapponese inviata in Giappone prima del suicidio. Cosa diceva? Diceva: abbiate, riferito al popolo giapponese, perché comunque per loro tuttora okinawensi e giapponesi sono due cose diverse. Okinawa e le Ryukyu sono una cosa che è stata conquistata, una cultura diversa, anche inferiore, perché no? Effettivamente c'è comunque anche del razzismo in questo. Diceva: abbiate considerazione di questo popolo. Adesso cito così a braccio, perché non me la ricordo esattamente, sono stato lì diversi anni fa. Abbiate considerazione di questo popolo, perché su quest'isola non è rimasto un albero in piedi. Effettivamente non è proprio così, alberi, ci sono degli alberi ultrasecolari, specialmente vicino a Shuri, ma effettivamente vedendo le foto del dopo la battaglia, è un cratere unico, cioè pieno di crateri sparsi praticamente ovunque, in tutto il terreno. Ogni foto trasmette desolazione e distruzione. Loro, certo, hanno imparato tantissimo e sono ripartiti e sopportano, sono la provincia giapponese che guadagna di meno, sono quella meno considerata da Tokyo. E questo però non ha intaccato il loro modo di fare. Loro sono comunque più calorosi e più disponibili. Ripeto, anche in Giappone ci sia la gentilezza, sono molto più calorosi. Cito ancora un esempio: durante il mio primo viaggio stavo cercando un ufficio, avevo il mio biglietto da visita, ero in zona, ma lì chiaramente non ci sono i nomi delle vie, quindi diventa molto difficile, anche avendo una cartina, orientarsi, specialmente quando sei al tuo primo viaggio, quindi non conosci magari la città o niente, la prima volta che visiti un posto. Mi fermai davanti a un meccanico e tra una parola in giapponese, una in inglese, tanti gesti, chiesi alla fine dove fosse questo. Cerchi di comunicare, sì. Lui, interrotto il suo lavoro, perché stava lavorando, non era lì a cazzeggiare, interrotto il suo lavoro, si toglie i guanti, prende il suo cellulare, all'epoca non c'era internet gratis, chiamate gratis come abbiamo adesso, prende il suo cellulare, prende il biglietto da visita che avevo in mano, chiama, dall'altra parte purtroppo non rispondono, si vede che era chiuso, mi dice: guarda, non ci sono riuscito, non ti dico quante volte mi ha chiesto scusa, che non era neanche colpa sua. È vero. Vado un po' più avanti, trovo un chiosco, sai quei chioschi della polizia che ci sono a Okinawa, quegli ufficetti, sì. E poliziotti, boh, pensavo mi dicessero là, no, mi fanno entrare, tirano fuori un librone grosso quanto tutto il tavolo, lo spalancano, sfogliano, mi hanno dedicato 10 minuti anche loro, tant'è che io mi dicevo, ma pensa a te se uno gli dovesse dire, guardi, un'emergenza là, quanto ci mettono solo a capire dove sei per arrivare, hanno perso 10 minuti a sfogliare e a dirmi poi dove diavolo fosse questo ufficio, in maniera tale che potessi trovarlo. Quindi c'è molta apertura rispetto agli stranieri. Attenzione, questo non è un invito ad approfittarsi di loro, perché qualcuno, siamo italiani, purtroppo va detto, qualcuno potrebbe anche pensare, ah beh, allora io mi approfitto di queste persone. Questo comunque non è corretto e non sarebbe neanche giusto nei confronti di un popolo che comunque accoglie molto il
neanche il turista, lo straniero, sì. Perché il turista è una cosa, accoglie chi non è okinawense. Ho chiesto anche questo una volta a Maeshiro Sensei, lui mi ha risposto: il popolo di Okinawa da sempre, essendo situato in mezzo all'oceano, a metà strada comunque tra molti paesi, è abituato a avere a che fare con gli stranieri, è abituato a trattare bene gli stranieri, anche perché in passato c'erano anche ragioni economiche, per carità. Di conseguenza il popolo è sempre stato aperto nei confronti di chi viene da fuori a visitare l'isola, a prescindere dal motivo, basta che non vuoi. Guarda, io per quello che hai detto prima, per quanto riguarda, diciamo, battaglie, guerre, eccetera, eccetera, ti dirò che l'unica cosa che mi è proprio dispiaciuto vedere, cioè è stata una cosa che mi ha dato, a parte dispiacere, ma anche fastidio, è stato passare per, vabbè, al di là di Catena, ma pure in altri posti, sì, vedere quelle basi americane, che, come tu ben sai, non sono andate così in modo pacifico per stare lì, e vedi che comunque, come hai fatto notare anche tu, loro comunque continuano a sopportare, a subire questa cosa. C'è stato un piccolo evento, ma ha durato praticamente 5 minuti, che stava per far scattare il napoletano che è in me. Io mi comporto in tutti i modi tranne che da napoletano tipico, perché è stata una cosa molto semplice. Praticamente noi stavamo a Catena su una spiaggia e c'erano questi americani in questo, diciamo, chioschetto, diciamo così. Comunque i lei mi fa, dice, tutti enormi, tra l'altro tutti enormi, perché sono dei marini, sì. Dal 1,80 in su e da 100 in su. Comunque Ilenia mi fa, dice, vuoi prendere una Coca-Cola, una cosa da bere, perché stiamo praticamente qua, eh? Vabbè, comunque vado e indico la Coca-Cola, prendo la Coca-Cola, e comunque lui mi dice il prezzo in dollari, faccio io, mi dispiace, ma al momento tutti yen. Lui fa, no, la prende e la posa un'altra volta. Allora già quel gesto per me è stato un po' scioccante, no, al momento. Comunque guardo, faccio, capito, ma io ti sto chiedendo una Coca-Cola, ti do yen perché altrimenti non so come pagarti. Lui mi guarda e fa, dice, this is no Okinawa, this is America. E io resto un attimo così. Cioè, praticamente lui ha detto semplicemente, qua stai in America, o paghi in dollari oppure non prendi. E io sono rimasto un secondo bloccato, perché ho detto, cazzo, ma com'è? Cioè, siamo qua tra persone gentili, okinawense, eccetera, eccetera, e mi sono trovato un americano, senza offesa per gli americani, però, cioè, io ho proprio notato quel modo di imporre e di bloccare, che non è tipico degli okinawensi, nonostante noi, cioè, voglio dire, siamo là, stavo a Okinawa. E purtroppo... Sì, però, ecco, intanto è vero quello che hai detto, ci sono tantissime basi, infatti la più grande concentrazione di basi straniere statunitensi si trova in Giappone, e la più grande concentrazione di quelle situate in Giappone sta ovviamente nel cassonetto del Giappone, così lo considerano loro purtroppo per queste vicende, è l'isola di Okinawa. Di conseguenza sono tutti lì, deturpano, fanno danni, però purtroppo il territorio delle basi e probabilmente anche una piccola parte esterna è considerato territorio americano. Ma d'altronde c'è anche da ricordarci che nel dopoguerra e fino a un certo periodo, adesso non ricordo la data esatta, Okinawa non era più territorio giapponese, ma era territorio americano. È ritornata al Giappone solamente poi dopo diversi decenni. È vero, c'è una parte di americani che si impongono con arroganza, ci sono stati diversi casi anche di stupri e di violenze, ma soprattutto questa arroganza la si trova nell'espropriazione di terreni. Una bellissima baia, la baia di Enoko, o una parte della foresta di Yanbaru che è area protetta perché ha un microclima e una fauna e una flora tipiche e rarissime, molto, sono state espropriate per fare delle basi. La baia è stata praticamente asfaltata, cioè hanno riempito l'intera baia, anche questa in teoria ricca di biodiversità, ecco, l'hanno riempita, l'hanno asfaltata e hanno fatto un'altra base. A Yanbaru hanno fatto
le piste d'atterraggio per quel mezzo che è a metà tra l'aereo e l'elicottero, ovvero quell'aereo che ha le eliche che si mettono in verticale e poi si girano in orizzontale. Sì, ma infatti passando è stato proprio brutto, cioè al di là che noi vabbè ci siamo fermati per un po' per il mare, un po' per altre cose, però è stato proprio brutto vedere che cioè sembrava un territorio proprio diverso, proprio un altro territorio. Per esempio, secondo me, tralasciando questo discorso del territorio, dello spazio, è anche il come si comportano i turisti che vanno là. Tipo il primo anno che io sono stato, ci fu una cosa, diciamo, sai, quei piccoli eventi che tu guardi, osservi, cerchi di non entrare, però ti dispiace, anche se sono, voglio dire, sciocchezze. Ci fu, purtroppo, sempre americano, gigante di 5-6 metri, Anna Mino Ue, tu sai benissimo, Anna Mino Ue, com'è, c'è quel tempietto che è stupendo, che affaccia sul mare, cioè sembra proprio la tipica cartolina. E la spiaggetta, diciamo quella un po' più conosciuta, che sta quasi a Cocusai d'Ori, quindi praticamente tutti quanti vanno lì. E questo... la spiaggia della città, tra l'altro, e quindi affollatissima. Sì. E praticamente questo praticante di karate, vabbè, tralasciamo lo stile, iniziò a tirare calci, a saltare a destra e a sinistra, comunque a fare cose non che non poteva fare, però sicuramente io non faccio una foto facendo gesti brutti, negativi, con il tempio dietro, o mi metto dove le persone cercano di non andare, vado lì a fare sciocchezze, eccetera, eccetera. E quindi ho, sai, capito, praticamente... era quindi andato dietro la zona protetta dalle catene? È andato dietro la zona protetta, a tirare i pugni vicino alle colonne, sì. Cioè sai, quelle cose proprio che tu vedi e dici è normale, che poi vedono gli occidentali e dicono vabbè questo occidentale è un cretino, cioè purtroppo è una cosa naturale. Io rimasi un attimo così perché dissi cazzo, ma cioè, quella è ignoranza e maleducazione, la vediamo di persona, appunto come hai citato te, ma la vediamo anche su internet con certi atteggiamenti, certi discorsi. La maleducazione purtroppo alberga anche nelle persone più acculturate talvolta. Questo non possiamo che prenderlo ad esempio, da riportare appunto poi quando parliamo, quando insegniamo, certo. Da citare tra gli elementi e le cose da non fare nella vita, non puoi venire su testa di cazzo se fai karate, scusate il termine, ma ci vuole. No, ma è così, ma è così. Prima di concludere tutto, che siamo da un bel po'... tra l'ho detto che veniva lunga. Lo so, no, ma quando uno parla con passione e gioia è sempre così, e spero ce ne saranno tantissime altre. Volentieri. Volevo fare una piccola precisazione e... per chi guarda, chi vuole andare a Okinawa deve fare molta, molta attenzione a fare la differenza tra quello che è l'isola di Okinawa e il Giappone in generale, per quello che dicevi tu prima delle indicazioni, polizia, eccetera, eccetera. Perché? Perché mentre, per esempio, Tokyo, Kyoto, altre zone, determinate indicazioni, determinate persone messe appositamente per darti indicazioni e consigli ci sono, se tu vai a Okinawa ci sono molte zone dove non vedrai, non, cioè, ti troverai da solo, non sempre c'è chi ti può dare una mano o ci sono le indicazioni in inglese, tutte queste cose qua, è una cosa molto importante. Ma allora, io ho degli amici a Okinawa, chiaramente italiani e non... Scusami un attimo solo, scusami un secondo... Scusami, ognuno vuole fare arti marziali nella stanza. Chiaramente quando qualcuno mi contatta e mi chiede informazioni su come muoversi, come fare, perché capita anche questo ogni tanto, io lo rimando alle persone che conosco, che vivono lì, italiani e non, che magari possono dargli poi una mano nell'esplorazione, Sì. Di determinati parchi, musei, monumenti. Certo. Poi per carità, ripeto, si può fare se uno, ecco, se uno sa leggere comunque una cartina, può andare in qualsiasi città del mondo, avere un punto di riferimento, una cartina dettagliata, e riesce tranquillamente ad orientarsi e a trovare quello che cerca. Non tutti sono in grado di farlo, non è una colpa, va bene lo stesso, ci sono persone che possono aiutare in questo.
e basta contattarle con un po' di anticipo e soprattutto non essere maleducati o arroganti, perché certo, chiaramente a volte io confrontandomi con questi amici sento le peggio cose, cioè a volte richieste assurde e risposte arroganti a delle, quando si fanno notare delle ovvietà. Ecco, questo è molto importante. Se si va per praticare karate invece, perché poi c'è anche quel fenomeno lì, c'è anche chi magari va anche senza non innamorarsi di un particolare stile, va per praticare, per vedere cosa fanno lì, per conoscere quello che fanno lì. Ed è rispettabilissimo, basta che ci siano le buone intenzioni e non la malizia e atteggiamenti negativi dietro. In quel caso, non si va bussando alle porte dei dojo, non ci si presenta nei dojo senza presentazione, senza un'introduzione, è considerato certo, maleducazione. Certo. Ci sono degli uffici apposta della prefettura, o ci sono anche altri canali più personali, come ad esempio passare da persone che si conoscono e che praticano con una determinata scuola. Non è che sia richiesta una particolare preparazione, però è chiaro che sicuramente è richiesta una cosa, un'enorme apertura mentale. Cosa che certo, è importante, sì. Sì. Ma tralasciando poi il discorso del karate, è importante secondo me proprio con il rapporto diciamo delle persone, no? Dei maestri, quando vai, un conto è andare da solo, soprattutto non praticando magari quello stile eccetera eccetera, e un conto è invece avere, sai, una piccola mano, un piccolo aiuto, comunque è diverso. Secondo me c'è differenza. Quello che volevo dire è che secondo me è stato, come prima volta, è stata una bellissima esperienza, e spero che chi guarderà il video sicuramente, come in ogni fazione, ogni popolazione, ogni arte marziale, c'è chi dirà non è andato bene questo capiterà sempre, però sì, è stata una bella esperienza. Quando uno si espone in questa maniera, si espone anche a delle critiche e deve accettare. Bravissimo. È chiaro che poi possono essere fondate o infondate o basate semplicemente su antipatie e inimicizie, però ripeto, è chiaro che non è una scusa per non far quattro chiacchiere assieme. Bravissimo. Per non diffondere cultura. Perché comunque di questo stiamo parlando, magari non siamo a livelli accademici, perché stiamo facendo... Scusa un attimo, qualcosa. Controllo un attimo il computer se sta ancora... Ok. E magari appunto dicevo non siamo a livello accademico perché stiamo facendo quattro chiacchiere in maniera informale, sì, sì, sì. Però è pur sempre condivisione di cultura, è molto importante anche a prescindere dallo stile praticato ed è uno dei pilastri comunque su cui si basano anche i miei progetti miei e di chi comunque collabora con me a livello nazionale, sia tramite i seminari, che chiaramente sono il nostro punto forte su cui abbiamo battuto tanto, ma anche queste iniziative qua, gli articoli, tutta una serie di cose. È molto importante, però ecco che quando si parla lo si faccia con cognizione logica, che non si sparino, che non si faccia disinformazione, ecco, questo è importantissimo, fare informazione e non disinformazione, quindi non raccontare dati falsati o comunque esperienze inesistenti al solo fine di fomentare la propria causa, ad esempio. Questo è un fenomeno in crescita, ma d'altronde internet ha aperto la strada a tutti, ognuno come noi d'altronde in questo momento può esprimere la propria opinione o la propria idea. Diventa poi difficile, ma è anche importante saperlo fare, il sapersi muovere tra queste informazioni, proprio il discorso di navigare tra gli scogli, ecco. No, ma poi tralasciando questo, c'è comunque da considerare, secondo me, una cosa che è molto molto importante, ossia il fatto che ci sono frequentemente, no, persone che tendono a criticare, a dare solo giudizi negativi, però c'è da considerare che intanto noi siamo qua, cioè siamo qua come tantissimi altri maestri a discorci, a parlare, che non è una cosa semplice. Mettersi in gioco, mettersi la faccia, certo, per esempio...
come tu vedi ultimamente, no? Appena pubblichi un qualsiasi video, un qualsiasi articolo, ci sono 10.000 persone a criticare, a sparlare, e una sola a vedere una, diciamo, il lato positivo, però siamo sempre là, noi ci esponiamo, lo facciamo, ci sono maestri che non lo fanno, diciamo maestri perché sono maestri, però alla fine loro non lo fanno. Quindi secondo me è molto molto importante cercare di creare una rete un po' più fitta, o ci vuole noi, faccio l'esempio nostro, che non ci conoscevamo dal vivo, ci siamo incontrati, abbiamo fatto allenamento, ci siamo trovati bene, ci sono persone che non si vedranno mai, parlano solo virtualmente, no? Su Facebook, su Messenger, eccetera, eccetera, e poi alla fine non li vedi mai in azione. Allora, per esempio, secondo me quella è una cosa molto molto importante da sottolineare. È come se tu, per esempio, che ne so, parli con un professore di storia e questo professore alla fine non parlerà mai di storia, parlerà solo di altre cose. Ma io come faccio a vedere se tu sei professore di storia? Cioè, devo anche vedere determinate cose. Secondo me è una cosa molto importante. Comunque penso che è stata una bellissima esperienza. Organizziamo subito la prossima. Volentieri, volentieri. Mi ha fatto molto piacere, ripeto, essere stato virtualmente invitato, e volentieri ti invito anche appunto a proseguire con questa iniziativa, perché mi sembra molto interessante, a prescindere poi dal fatto appunto che inviterai me o altri a parlare. È un'iniziativa interessante, ci metti la faccia, chi è disposto a mettercela, come ho fatto io oggi, la mette a fianco alla tua e ci si espone, ma si tenta di fare informazione. Ecco, questo è molto lodevole. Infatti, secondo me, diciamo la cosa più importante, almeno il mio intento, il mio desiderio, è proprio quello di comunicare e far parlare, dialogare persone che veramente sanno quello che stanno dicendo e quello che stanno facendo. Poi, indipendentemente dallo stile, dalla scuola, però è importante cercare di far approfondire il messaggio. Poi figurati, magari il nostro video, magari i tuoi video, i nostri appunti, le vedranno 3 persone su 1 miliardo, però noi almeno stiamo provando, ci sono persone che alla fine parlano, ma alla fine non provano, e noi più di provare, purtroppo. Noi solitamente facciamo vedere, e poi abbiamo fatto in aggiunta anche la chiacchierata, e chi fa solo la chiacchierata non fa mai vedere niente, però vabbè, dai. Ognuno traga le sue conclusioni e faccia le sue proprie considerazioni in merito. È vero. Vabbè, allora è stato un grandissimo piacere e ci vediamo prossimamente. Piacere mio e alla prossima. Ciao. Va benissimo, un grande saluto. Ciao, buona serata.